Winter School Anla 2022, crisi e segni di speranza. Ne parliamo con la dottoressa Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo Settore. Grazie dottoressa per la sua presenza. Allora, quali motivi di crisi e quali motivi di speranza? I motivi di crisi stanno tutti racchiusi in quella che chiamiamo la giustizia ambientale e la giustizia sociale, che sono fenomeni interdipendenti. Più disuguaglianze che vanno colmate e più qualità ambientale e benessere proprio per il pianeta e anche accesso democratico alle risorse per tutti. Queste sicuramente sono le due vie dentro alle quali dobbiamo costruire delle risposte di cambiamento. Per quanto riguarda il terzo settore, importantissima è la riforma del terzo settore. Quali sono, secondo lei, i punti di novità importanti che questa riforma contiene? Sicuramente c'è un rafforzamento delle reti di terzo settore, quindi l'aggregazione dei soggetti e soprattutto anche l'amministrazione condivisa, l'articolo 55 su coprogrammazione e coprogettazione, un po' il cambio di paradigma, più protagonismo ai soggetti del terzo settore e riconoscimento anche di quello che è al pari del pubblico e delle istituzioni di cura, tutela e promozione dell'interesse generale. Le associazioni del terzo settore, quale sfida secondo lei più rilevante si troveranno di fronte nei prossimi anni? Beh, la sfida probabilmente è anche di costruire delle piattaforme sociali a livello di comunità e di territorio, di essere all'altezza di costruire queste reti territoriali. Credo che sia questa, diciamo, la sfida più impegnativa anche e rivoluzionaria che ci aspetta. Grazie dottoressa.